Perfetto. Ecco, allora possiamo iniziare. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti. Grazie in particolare al collega e amico Pasquale Porro che ha accettato l'invito non solo a parlare, ma a aprire questi nostri seminari del CESIM, cioè del Centro per la Storia Intellettuale del Medioevo dell'Università Statale di Milano. Ormai da anni facciamo dei seminari, abbiamo fatto un seminario, un ciclo di seminari sul pensiero arabo, ebraico, bizantino, poi ne abbiamo fatto uno sulla geografia e la storia del pensiero medievale, ne abbiamo fatto uno lo scorso anno sulla filosofia pratica del Medioevo, che era iniziato in aula e poi siamo riusciti a continuare online. Quest'anno abbiamo deciso di proporre comunque un ciclo di seminari, che cominciano online, ma abbiamo la speranza che magari più avanti si possano almeno in parte fare in presenza o in modalità, mista. Dovendo scegliere un tema, quest'anno con scarsissima originalità abbiamo scelto il tema di Dante, però in qualche modo ci è parso obbligato. Ci sono tante iniziative scientifiche su Dante, ma anche, diciamo, un seminario che è dedicato principalmente ai nostri studenti sul rapporto fra Dante e la filosofia, ci è parso utile e interessante. Il titolo complessivo dei seminari, diciamo, riprende una frase di uno dei primissimi commentatori della Commedia, in cui Dante è presentato non solo come un grande poeta, ma anche come un alunno, un discepolo della filosofia. Quindi Dante è presentato come filosofo. Sul fatto che lo sia, sul fatto che si considerasse tale, si potrebbe aprire un lungo discorso e ci sono stati grandi dibattiti anche nella critica, almeno dagli inizi del Novecento, ma in realtà il dibattito è ancora più antico. Quel che è sicuro è che c'è un rapporto stretto fra Dante e la filosofia e attraverso una serie di interventi di relatori che sono in parte dell'Università Statale di Milano e in parte invece insegnano in altre sedi, volevamo dare un po' un'idea di questo rapporto fra Dante e la filosofia. Non c'era francamente candidato migliore che Pasquale Porro, che non solo è un notissimo specialista della filosofia e della teologia medievale, ma è anche uno studioso di Dante e attualmente docente all'Università di Torino, dopo aver insegnato a Bari e a Parigi, tiene fra i suoi corsi anche un corso di filosofia dantesca e pensiero medievale. Non sto a enumerare i tanti studi di Pasquale Porro, che ha approfondito alcuni grandi autori, in particolare del XIII secolo, Enrico di Gand, Tommaso d'Aquino, cui ha consacrato una monografia che è sicuramente una delle grandi monografie su Tommaso e che ha avuto anche un meritato successo, è stato tradotto anche in varie lingue. Ha all'attivo tantissimi lavori, ma appunto, come dicevo, da alcuni anni lavora anche su Dante. Mi limito a segnalare che è lui che ha fatto interventi su Dante in vari anche testi di, diciamo, alta divulgazione, sia in lingua inglese, sia per esempio in quel bel volume su Dante curato recentemente da Carocci, da Justin Steiberg e da Roberto Rea, dove c'è una presentazione proprio del rapporto fra Dante e la filosofia. E oggi ci parla di un tema classicissimo, cioè la presenza di Sigilli Brabante in paradiso. Prego Pasquale. Grazie, grazie al professor Bianchi, grazie Luca. Mi fa molto piacere essere, diciamo, qui virtualmente. Sarebbe stato meglio evidentemente essere in presenza, ma ormai questa è una specie di cantilena che ci diciamo ogni volta, quindi la risparmio. Oh, no, in realtà l'invito in sé mi fa molto piacere. Devo confessare che probabilmente non dirò delle cose assolutamente nuove, nel senso che vorrei discutere con voi, presentare, discutere con voi
alcune delle tesi che ho cercato di esporre in due distinti contributi che poi ricorderò, che riguardano da una parte il Sigeri dantesco, dall'altra parte la leggenda nera di Sigeri, cioè il tentativo di provare a rimettere in discussione alcune delle credenze storiografiche che si sono un po' cristallizzate e solidificate intorno alla figura di Sigeri, soprattutto intorno alla parte finale della biografia di Sigeri. Evidentemente non tanto, non soltanto per un motivo puramente di erudizione storiografica o biografica nel caso di Sigeri, ma perché questo potrebbe anche avere forse alcune implicazioni dottrinali. Mi piacerebbe però in questa circostanza oggi, oltre a riprendere alcuni di questi elementi, aggiungere poi in conclusione un paio di piccole. Un paio di piccoli elementi di novità che sono maturati proprio continuando a discutere di questi due articoli con molti amici, quindi mi permetto forse di aggiungere un paio di conclusioni che sottopongo alla vostra attenzione critica e mi piacerebbe appunto che fossero oggetto reale di discussione. Questo come prima premessa. Come seconda premessa, oltre al fatto che di essere qui tra tanti amici che vedo e che ringrazio per questo invito, però devo anche dire che probabilmente la persona più indicata a tenere questo stesso seminario è lo stesso Luca Bianchi, che è autore ha molti contributi su Dante e anche sul Sigilli dantesco. Ne ricordo uno, chiedo a Gigi, visto che è a Gigi Campi, che oggi purtroppo mi deve fare questa cortesia, se mi può un attimo mostrare la terza delle slide, se ci arriviamo e se le vedete. Mi sentite? Sì, sentiamo. Sì, chiedevo a Gigi se semplicemente può passare alla terza delle slide. Si è mossa la slide, quindi? Io non la vedo, vedo sempre la. No. Ok, allora proviamo perché mi ero spostato, ma. Beh, vabbè, posso anche leggerlo io a questo punto, ma. Non si vede? Eccolo qua. Questo è uno degli articoli di Luca sicuramente più importanti per fare il punto sulla presenza di Sigeri nel paradiso dantesco. Credo che veramente questo debba essere comunque considerato come il punto di riferimento per tutte le discussioni successive e molte delle cose che dirò credo che siano in linea anche con quella che è la lettura di Luca. Poi sulla fine di Sigeri di Brabante probabilmente invece possiamo anche discuterne. Ritorniamo al testo che tutti conoscono, e cioè queste famose due terzine che Dante nel decimo canto del Paradiso dedica per bocca di Tommaso d'Aquino a Sigeri di Brabante. Le rileggiamo anche se sono appunto assolutamente note. Questi onde a me ritorna il tuo riguardo, e lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri che, leggendo nel vico degli strami, silogizzò invidiosi veri. Chiedo sempre venia per leggere Dante con un'inflessione pugliese, ma insomma, diversamente non mi riesce. E la prima delle osservazioni da cui vorrei partire è banale, cioè che spendere due terzine già all'interno di questo canto per la figura di Sigeri non è in sé affatto scontato. Non solo per la distribuzione delle terzine all'interno del canto stesso, quindi nella presentazione di questa prima ghirlanda di sapienti, che sono poi, possiamo dirlo in maniera un po' colloquiale, i veri sapienti, perché poi la presentazione della seconda ghirlanda è molto meno dottrinale, molto meno engagée, per così dire, dal punto di vista dottrinale, e verte piuttosto su questioni di ecclesiologia o di ecclesiologia politica in senso più ampio. Quindi già come distribuzione delle terzine all'interno del decimo canto non è del tutto insignificante, ma va anche calibrata sulla distribuzione delle terzine alle figure dottrinali all'interno di tutta la commedia, per così dire. Ora, al di là di quelle che sono le menzioni, in quello che appare come una specie di catalogo di segmento dossografico dei grandi filosofi, medici o scienziati dell'antichità, nel quarto canto dell'Inferno, nel nobile castello,
la presenza di altre figure, diciamo, dottrinalmente evidenti o prominenti è indicativa, credo, comunque di una certa simpatia o meno da parte di Dante. Partiamo sempre dal presupposto che naturalmente in un'opera così vasta come la Commedia ci possano essere degli elementi non rivisti o degli elementi in qualche modo casuali, ma comunque partiamo dall'idea che Dante abbia costruito tutto con un progetto abbastanza ben preciso e determinato. E allora, per esempio, una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, è sorprendente l'assenza nella Commedia di Agostino di Ippona, cioè non c'è nessuna terzina, nessuna vera frase dedicata a Agostino di Ippona. E siccome sono stati scritti anche fiumi di inchiostro sulla presenza di Agostino in Dante, forse sarebbe il caso di scrivere, nella fattispecie, qualcosa sull'assenza di Agostino nella Commedia. Non è, ripeto, secondo me privo di significato che in tutto il paradiso Dante non abbia sentito la necessità di trovare un posto tra tante figure che emergono ad Agostino. Faccio un altro esempio, mi è capitato di farla in altre occasioni, quindi qualcuno di voi lo ricorderà. Tra alcuni teologi francescani contemporanei, lasciamo da parte Bonaventura, insomma, che si incrocia con Tommaso nel Cielo del Sole, però se facciamo riferimento ad altri teologi francescani, ricordavo il caso di Matteo d'Acquasparta, che viene citato, ma non in quanto teologo e non in quanto scolastico, ma in realtà per delle sue posizioni di ecclesiologia politica, appunto, e viene citato in maniera abbastanza negativa, anche per tutte le questioni riguardo all'identità francescana. E anche questo, secondo me, è un segnale che non andrebbe sottovalutato. Lo dico soprattutto in riferimento a tutti quelli che pensano che ci sia una presenza molto forte della teologia francescana nella Commedia. Personalmente i miei dubbi si fanno vieppiù radicali a questo proposito, cioè dopo aver rivisto, diciamo, la gran parte dei luoghi dottrinalmente più impegnati, credo anzi che la Commedia, in particolare il Paradiso, esibisca delle vere e proprie prese di posizioni duramente antifrancescane. Quindi questo non riguarda soltanto, per così dire, l'imprinting giovanile di Dante, cioè il fatto che difficilmente, secondo me, questo imprinting potrebbe essere realmente riportato a Santa Croce, ma è più probabile che sia stato tra i Domenicani e Santa Maria Novella, ma riguarda anche le letture che Dante avrebbe potuto fare nell'esilio. Certamente, per esempio, su alcuni dei punti capitali della teologia francescana di fine XIII secolo e inizi del XIV secolo, Dante ha una posizione radicalmente antitetica. Quindi questo è soltanto un piccolo antefatto per dire che prendiamo atto che a Sigilia di Brabante sono dedicate due terzine, a Agostino nessuna, e a molti anche degli altri teologi francescani più in vista tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, nessuno. La seconda questione, invece, è quella che tutti ovviamente si pongono e che è giustamente al centro dell'articolo di Luca da cui ho partito, attraverso cui ripasseremo, cioè che ci fa un maestro delle arti sospettato di essere eterodosso, o ancorché a nostra conoscenza mai condannato in quanto eretico, che avrebbe tra l'altro comportato una presa di posizione ostinata da parte di Sigeri stesso, ma che ci fa una persona sospettata fortemente di eterodossia, sospettata di essere uno dei bersagli principali dell'intervento di Tampier, o dei due interventi di Tampier, quello del dicembre del 1270 e soprattutto quello celeberrimo del 7 marzo del 1277 nel Paradiso dantesco, in questa compagnia così sapientemente disegnata da Dante, e soprattutto come mai Tommaso d'Aquino ne fa questo elogio, per certi versi molto elevato, molto alto, persino commovente, come abbiamo detto. Ora, come mi è capitato di scrivere nel contributo che mi era stato chiesto appunto sulla figura di Sigeri nella Commedia dantesca, abbiamo qui delle soluzioni molto diversificate. Forse la letterariamente più nobile e efficace
è quella che Balzac aveva proposto nei proscritti, che è un testo che ha una storia, come molti altri di Balzac, un po' accidentata, nel senso che ha sia una vita autonoma, sia poi è stata ripresa all'interno di progetti ben più vasti di Balzac stesso, come quello sulla mistica o la Comédie humaine. E Balzac immagina, riprendendo questa ipotesi storiografica accreditata da Villani e dal Boccaccio, poi ripresa anche da altri biografi di Dante, che Dante sia stato a Parigi e che abbia potuto in qualche modo seguire le lezioni stesse di Sigeri. In questo caso la menzione che Dante fa di Sigeri nel Paradiso non sarebbe altro che un atto di gratitudine, un atto di riconoscenza di Dante stesso nei confronti di Sigeri. Vorrei eternare la mia riconoscenza, leggo solo uno dei passaggi chiave di questo racconto, che peraltro è molto godibile, replicò il vecchio è Dante, che non viene mai disvelato in quanto tale al lettore se non alla fine, anche se tutti i lettori in realtà lo intuiscono fin dall'inizio. Ebbene, una sola riga di mano vostra, riprese il dottore, sarà come darmi l'immortalità umana. Ah, si può dare ciò che non si possiede? Esclamò lo sconosciuto. Ecco, questo passaggio è veramente molto significativo perché Sigeri insiste sul tema dell'immortalità, quindi in qualche modo per noi lettori, diciamo, legati alla mitologia o alla mitografia dell'averoismo latino, potrebbe chiamare in causa la questione dell'immortalità individuale. E la risposta di Dante è veramente anche del Dante di Balzac, anch'essa molto significativa, cioè si può dare attraverso la poesia ciò che di fatto naturalmente non si possiede, l'immortalità, oppure potrebbe essere una risposta anche semplicemente poetica, cioè Dante non si considera, ma non è questa la figura del Dante di Balzac. Soluzione molto elegante, evidentemente, cronologicamente impraticabile. Questo ipotetico incontro tra Dante e Sigeri si sarebbe verificato, secondo Balzac, intorno al 1308-1309, e tra l'altro Balzac lo colloca praticamente nello stesso periodo, anche qui cronologicamente non del tutto, non del tutto erroneo dal punto di vista cronologico del Rogo di Margherita Porrete. E presumiamo che Sigeri dovesse essere già morto da alcuni decenni in quell'epoca. È vero che la datazione del viaggio invece potrebbe essere compatibile per coloro che ritengono che Dante effettivamente abbia passato un periodo a Parigi con quella proposta da Balzac. Ma in realtà, al di là della questione cronologica, che ripeto sembra del tutto impraticabile, il Sigeri di Balzac è un personaggio completamente diverso dal Sigeri che noi conosciamo e comunque anche dal Sigeri così come è stato costruito dalla storiografia novecentesca. Il Sigeri di Balzac è in realtà una specie di teosofo, di mistico, infatti insegna su una cattedra di teologia mistica, quindi non è un maestro delle arti. Ma insegna di fatto a teologia, insegna su una cattedra inesistente evidentemente nell'epoca considerata, e neppure dopo, in realtà la Sorbonne, ed illustra una serie di teorie molto legate da una parte all'emanazionismo neoplatonico, dall'altra alla concatenazione dei mondi, che però sembra ricordare veramente più Böhme o Swedenborg, come mi è capitato di scrivere, che le teorie di Sigeri o di un aristotelico della fine del XIII secolo. Ci sono altre teorie divertenti dal punto di vista anche sia storico-filosofico che letterario, cioè per esempio che Sigeri e Dante avrebbero potuto conoscersi di persona, ma non a Parigi, ma in Italia, se si accetta l'idea, su cui ritorneremo, che Sigeri abbia trascorso parte della sua vita in Italia, che in Italia sia addirittura morto, come si presume, ucciso da il suo socius impazzito. E anche questo diventa in realtà cronologicamente difficile da sostenere per motivi opposti, questa volta legati alla cronologia di Dante e non di Sigeri, e tra l'altro questo incontro, se mai avesse avuto luogo, sarebbe stato di gran lunga anteriore alla nascita dell'interesse di Dante stesso per la filosofia, così come viene descritto nell'autonarrazione
del convivio. Però se riflettiamo sulle terzine che abbiamo letto prima, qualcosa si può cominciare a dire anche semplicemente rispetto alla, alla questione del, del Sigillo parigino. Intanto Dante si mostra ben informato sul, sul fatto che Sigillo è un maestro alle arti. Esiste una, anche una tradizione in realtà interna all'ordine domenicano che sia per Boezio di Dacia sia per Sigillo di Brabante immagina che, la, immagina che questi due maestri abbiano in momenti diversi aderito, siano entrati nell'ordine domenicano e abbiano terminato la loro carriera a teologia. Questo era addirittura quello che si leggeva in Chieti Fréchard, cioè nel grande repertorio dei domenicani composto diciamo, intorno al XVIII secolo. E, anche su questo non abbiamo nessuna evidenza documentale, però invece Dante mostra sicuramente che Sigillo era un maestro che leggeva, quindi aveva soprattutto questo a leggere il primo degli atti scolastici come noto ed è anche legata alla prassi della tipologia dei commenti, e un rue de foire, cioè il vico degli strami, come tutti sanno, cioè la, le, la strada del vicolo dove era concentrata, dove i maestri delle arti locavano, prendevano in affitto le stanze che utilizzavano per le loro lezioni. Molti dei commentatori della commedia, non mi fermo su questo, in realtà si perdono su Sigillo, fanno un po' di confusione, c'è un articolo di Luca Fiorentini, ce ne sono un paio di articoli di Luca Fiorentini molto precisi che ricostruiscono la, la, il modo in cui viene interpretato la, la figura di Sigillo dai commentatori, non hanno assolutamente la stessa percezione di Sigillo in linea di massima che ne hanno avuto i lettori di Dante nel XX e in questo scorcio del, del XXI secolo. Alcuni si limitano a dire che era un logico, altri sovrappongono altre leggende, ma per questo vi rimando appunto soprattutto a, a, agli studi di Luca Fiorentini. Se posso aggiungere una piccola notazione personale, io credo che il fatto che Dante presenti in questo modo Sigillo è uno degli indici che ci mostrano in qualche modo il silenzio che Dante non è mai stato a Parigi. Perché non si sarebbe lasciato sfuggire, lo so che non si può ragionare con i sé e con i ma nella critica letteraria, in quella storico-filosofica, però insomma, essendo un po' entrato all'interno dei meccanismi di costruzione poetica della commedia, probabilmente non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione per fare un minimo riferimento autobiografico, o l'avrebbe affidato lo stesso Sigillo, cioè avrebbe trovato il modo, come succede in moltissimi altri luoghi della commedia, di dire il vico degli strami che tu conosci o dare qualche altra indicazione che fosse un segnale avvertibile e percepibile dai lettori stessi. Il fatto che venga presentata in maniera alla terza persona da Tommaso così sembra che non implica nessuna forma, diciamo, di coinvolgimento di Dante stesso a Parigi, ma ovviamente queste sono semplicemente supposizioni. Che ci fa allora Sigillo in, in Paradiso? Allora, tutta la, la nostra percezione della questione, e qui credo di poter andare abbastanza velocemente, dipende, come proprio Luca ha mostrato, dalla nostra immagine di Sigillo, o perlomeno dall'immagine di Sigillo, così come si è cristallizzata nella storiografia del, del secolo scorso. E soprattutto dalla, dall'opposizione e dal modo in cui si legge l'opposizione tra Tommaso d'Aquino e Sigillo di Brabante. Opposizione che per certi versi potrebbe anche esserci stata, ma che è molto più complicata e molto più sfaccettata di quello che in realtà pensavano anche i grandi maestri che ci hanno preceduto diciamo, nel, nel XX secolo. D'altra parte ricordo sempre, e mi è capitato anche questo di citarlo in uno degli articoli, il giudizio di Gilson, che scriveva appunto nell'appendice dedicata a Sigillo di Dante e alla filosofia, ogni storico, lo cito, lo rileggo, accuserà l'altro sia di essersi dato il Sigillo di cui aveva bisogno per giustificare il suo Dante, sia di essersi dato il Dante che gli necessitava per giustificare il suo Sigillo. Quindi ognuno si costruisce o il Dante che serve alla propria interpretazione di Sigillo o il Sigillo che serve alla propria interpretazione di Dante. E questo non sarebbe ancora nulla, continua Gilson. Ogni storico inoltre pretenderà di dimostrare che tutti i suoi avversari commettono questi errori
questo errore che solo lui ha evitato. Allora si dirà perché parlare ancora di una questione che non si può neppure formulare. Ecco, io, come ripeto, vorrei cercare di evitarne lo stesso errore denunciato da Gilson, anche se sembra per certi versi inevitabile, cioè se ne parliamo in qualche modo dovremo dare una certa interpretazione di Dante e una certa interpretazione di Gilson. Volendo fare un quadro, diciamo, di insieme delle interpretazioni principali che sono state date della presenza di Sigeri nel paradiso, io avevo provato a fissare quattro interpretazioni o famiglie di interpretazioni, chiamiamole così, in qualche modo prevalenti. La prima è che l'idea che Sigeri fosse in paradiso nonostante o anzi a dispetto di chi ne tesse l'elogio, cioè a dispetto in qualche modo di Tommaso d'Aquino. E quindi la figura di Sigeri servirebbe a Dante per rimettere appunto in discussione una specie di canone ortodosso approvato, diciamo, dalla Chiesa ufficiale. E in questo caso la figura di Sigeri sarebbe quella un po' di un martire che è vittima dell'ingiustizia da parte anche dei teologi, che viene riabilitato in qualche modo nella commedia stessa. Devo dire che questa è un'interpretazione ancora largamente attestata da molti lettori, virgolette, italianisti di Dante, cioè che vedono in questa presenza di Sigeri una sorta spesso di presa di posizione anti-ortodossa, per così dire, di Dante stesso. Questo sì, l'abbiamo detto, un martire della verità condannato ingiustamente, ma penso anche per esempio a un bellissimo saggio di Tuloni che però va alla fine in questa direzione. Una seconda famiglia, ringrazio Gigi perché in realtà segue il filo dei miei pensieri meglio di quello che io faccia io stesso, è l'idea che Sigeri sia in paradiso perché in qualche modo rappresenta una sorta di palinodia da parte della ragione stessa, cioè la ragione che riconosce di aver travalicato pericolosamente i confini dell'ortodossia, riconosce i suoi limiti, si sottomette alla fede e in questo modo si avvicina alla posizione di Tommaso. Naturalmente questa posizione si gioca su due registri, su due livelli, uno quello storico-filosofico, cioè il fatto che a partire dagli studi di Grabmann e poi di Vastenberger e di Zimmermann, adesso la cronologia relativa può essere anche un po' più frastagliata, ma insomma c'è quest'idea che il tardo Sigeri, per esempio il Sigeri del convento al De Causis, si sarebbe riavvicinato a delle posizioni proprie di Tommaso d'Aquino, quindi che la biografia intellettuale di Sigeri abbia previsto una fase di grande distacco, di grande allontanamento, di critica anche aspra e reciproca tra Sigeri e Tommaso, e poi ci sia stato un riavvicinamento che viene letto come una specie di ritorno di Sigeri, lapsus freudiano, nel seno dell'ortodossia, su posizioni molto vicine a Tommaso stesso. Il secondo registro, quello più dantesco per così dire, secondo me è perfettamente semplificato da Maria Corti. Forse molti ricorderanno come per la Corti Sigeri in qualche modo il doppio positivo di Ulisse. Ulisse incarna il giovane Dante, cioè il Dante che si lascia, per così dire, affascinare dalla filosofia fino al punto di valicare i limiti che la ragione non avrebbe mai dovuto valicare, e poi invece riconosce in qualche modo questi limiti. È come se la ragione in qualche modo si piegasse in obsequium Christi, per usare una formula su cui proprio Luca ha scritto delle cose notevoli, e quindi si sarebbe in qualche modo ripiegata, adattata a quelle che sono anche le esigenze della fede cristiana e della teologia. Quindi in qualche modo Sigeri rappresenterebbe il doppio esorcizzato, mentre Ulisse rappresenterebbe il pericolo giovanile che è stato superato. Su questo poi magari aggiungerò ancora qualcosa veramente dopo. Terza possibilità è che Sigeri sia in paradiso perché le sue verità, gli invidiosi veri che appunto sono citati nelle terzine che abbiamo letto, sono tali e conservano la loro verità nell'ambito puramente filosofico,
Questa autonomia sarebbe quella che CJ rivendicherebbe contro le pretese onnicomprensive, onnipervasive della teologia. In modi diversi, con sfumature diverse, questa è una tesi largamente diffusa, due esponenti illustri che con gradazioni diverse l'hanno sostenuta sono da una parte Tianjin Son e dall'altra Rudi Imbach. Quindi in qualche modo l'idea è che Sigeri sia stato scelto da Dante come rappresentante dell'autonomia della filosofia, anche se il modo in cui talora, magari non Gilson e Imbach, ma altri, quando presentano questa tesi, parlano dell'autonomia della filosofia, si avvicina molto pericolosamente a una dottrina che Sigeri, sappiamo, non ha mai sostenuto, cioè una dottrina della doppia verità, quella denunciata da Tampier nel prologo. Non mi soffermo su questo. Quarta possibilità è quella che le Sigeri si trovi in paradiso perché la visione, diciamo, della verità in una prospettiva eterna comporta la ricomposizione di tutte le frammentazioni e le parcellizzazioni terrene, perché alla fine ogni vero concorda con tutti gli altri. Quindi, come notate, la differenza tra la terza e la quarta famiglia sta nel fatto che, piuttosto che inclinare pericolosamente verso una teoria della doppia verità, c'è l'idea che il vero concorda sempre con il vero, e quindi nel paradiso, in questa prospettiva, si riconciliano in qualche modo le prospettive che in terra erano diverse. Questa è un po' la tesi di Nardi, che però la declinava cronologicamente all'interno della composizione delle opere di Dante, e con una cronologia che oggi appare un po' difficile da accettare fino in fondo. Credo, ma sarà poi Luca a correggermi, che in qualche modo sia anche in parte l'interpretazione che Luca stesso ne ha dato. Ora, io non lo so, tutte queste famiglie probabilmente colgono un aspetto che è difficile da confutare, visto che le terzine sono queste, e diventa veramente in qualche modo complicato danno un'interpretazione assolutamente univoca. Bisogna però, ed è questo il tentativo che forse con risultati infelici avevo cominciato a fare, probabilmente ripensare anche come noi siamo condizionati non soltanto dall'opposizione novecentesca tra Tommaso e Sigeri, ma anche da quello che a poco si è solidificato intorno alla figura di Sigeri e che ci ha portato a leggere queste terzine come se avessero inevitabilmente un sapore tragico, un sapore drammatico, e questo devo dire è una lettura molto diffusa, soprattutto tra gli italianisti. Prima abbiamo citato la Corti o Tulone, ma ce ne sono tantissimi, Bausi si potrebbe citare, che appunto enfatizzano questa figura drammatica, quasi faustiana, se non fichtiana, mi è capitato di scrivere, che viene fatta coincidere con Sigeri stesso. E allora, per rimettere un po' in discussione quello che sappiamo di Sigeri, martire della verità, probabilmente bisognerebbe fare un lavoro un po' più complicato. Cioè, da dove nasce questa idea che Sigeri sia stato in qualche modo un martire della verità stessa? Da un incrocio di una serie di fonti. Qui non ripercorro tutto quello che ho cercato di mettere assieme nel secondo degli articoli, quello che verte principalmente sul rapporto tra Sigeri e Peckham. Mi limito a ricordare semplicemente le fonti principali. Una è la citazione inquisitoriale, che qui non ho riportato, da parte dell'inquisitore di Francia, Simon Duval, che convoca Sigeri, i Bernier di Nivelle e Gosvino della Chapelle, in un posto che è a metà strada tra, che sono tutti e tre, tra l'altro, canonici di Liegi, un posto che è in qualche modo a metà strada in Piccardia tra la Liegi stesso e Parigi. Noi non sappiamo se questi maestri, che sono tutti canonici a Liegi, si siano in qualche modo presentati dall'inquisitore, però qualcosa in più rispetto a come questa storia è stata tramandata si può già dire. La prima è che noi non abbiamo l'originale della citazione, come invece viene costantemente scritto. Noi abbiamo semplicemente un modello che si trova in un manuale degli inquisitori e sotto la rubrica, secondo cui come si fa un atto di citazione per persone che si trovano all'estero pur avendo commesso crimini in Francia,
viene messa appunto questa citazione dei tre canonici di Liegi. E naturalmente nulla ci spinge realmente a ritenere che il documento sia un falso, sia stato modificato, quindi è ben possibile che Sigeri, Gosvino e Bernieri siano stati convocati da Simone Duval, ed è ben possibile che neppure la data sia stata modificata, anche se chi ha visto il manoscritto sa perfettamente in realtà che, per esempio, i nomi sono in qualche modo oggetto di riscrittura. Il problema è che i manuali hanno, non sono un registro di documenti, cioè vengono modificati perché possano servire all'inquisitore che, o a chiunque altro si utilizzerà quel manuale, perché possa fare un atto di citazione. Quindi non ci si può aspettare che la data sia effettivamente quella esatta o che i nomi addirittura siano quelli esatti. Io facevo un esempio che molti degli storici conoscono, il cosiddetto epistolario di Pierre delle Vigne. Si sarebbe assolutamente in errore nel pensare che le lettere che sono contenute nell'epistolario siano realmente di Pierre delle Vigne e di Federico II. Eppure ci sono molti che pensano che sia così. In realtà sono degli atti che sono a disposizione come modelli di retorica per le cancellerie, per tutte le cancellerie, in maniera tale che possano ispirarsi e produrre documenti simili. Ma è facile mostrare come in quasi tutti gli atti i nomi e le date siano stati alterati. Io non mi spingo a dire che la citazione di Simone Duval, ripeto, sia stata alterata, però attenzione a non considerarla come l'atto di inquisizione autentico, cioè non è l'archivio dell'inquisizione di Simone Duval. Quindi lasciamo da parte questo, sappiamo che uno di questi tre maestri, Bernieri di Nivelle, torna a Parigi e fa la sua carriera a teologia. Quindi nulla in linea teorica ci dovrebbe spingere a pensare che gli altri due maestri invece abbiano avuto un destino ben più drammatico. Certo, potrebbe anche essere così. L'altro aspetto un po' singolare è che, come ripeto, questi tre maestri citati sono tutti e tre canonici di Liegi. Allora, se l'argomento della citazione era veramente, per esempio, l'averroismo latino, beh, non si può fare a meno di notare come l'averroismo latino avrebbe avuto in questo caso una singolare connotazione geografico-geopolitica, cioè la sede dell'averroismo latino sarebbe stato il capitolo di Liegi, perché tutti i maestri in qualche modo accusati di essere averroisti latini sarebbero tutti canonici a Liegi. Quindi anche su questo sarebbe un po' singolare, è un po' come la questione della scissione dei Normanni, su cui giustamente ironizzava Alain de Libera, cioè se prendessimo quell'affare come realmente la presentazione dell'averroismo latino, avremmo l'idea che gli averroisti latini erano soltanto una parte confinata in Normandia, mentre tutti gli altri non lo sarebbero stati. Quindi avrebbe anche in quel caso avuto soltanto una connotazione geografica e geopolitica molto particolare. Il secondo documento, qui andiamo sulle cose più interessanti, è un testo che viene spesso attribuito a Dante, cioè Il Fiore. Uno dei sonetti del Fiore, il 92, in cui si parla di Sigeri. Il testo lo vedete nella slide che vi sta presentando Gigi, e qui si dice che Sigeri sarebbe morto appunto trafitto da un pugnale, da una spada, Ghiado, con gran dolore nella corte di Roma, Orbivieto. Quindi da qui comincia a nascere l'idea che Sigeri sarebbe stato in qualche modo assassinato. Dove? In quale corte? Nella corte papale, e quella spostata da Martino IV, che, ironia della sorte, non sarebbe altro che Simone di Brion, cioè il legato pontificio che assieme a Étienne Tampier è il grande protagonista, e forse addirittura lo stratega nascosto di tutti i grandi eventi degli anni 70, in particolare della condanna del 77, e che Sigeri si sarebbe ritrovato, diciamo, alla fine della sua vita, qui sarebbe stato poi assassinato. Non si sa ancora da chi, secondo l'autore del Fiore. Mi permetto anche di dire una cosa: qui la figura di Sigeri viene avvicinata a quella di Guglielmo di Sant'Amour, e non si fa assolutamente menzione nel Fiore di problemi dottrinali, si fa invece menzione della questione dell'opposizione tra clero secolari e ordini mendicanti. Quindi Sigeri sarebbe stato un esponente del clero secolare. E questa è a parlare, diciamo, chi l'ha fatto morire è Falsembiante, che nel Fiore è il simbolo dell'ipocrisia degli ordini mendicanti.
la personificazione dell'ipocrisia degli ordini mendicanti. Ora, questa idea che Sigeri sia stato avversario di Tommaso non per le questioni legate ai temi che noi conosciamo, diciamo studiando la storia del pensiero, ma la questione dell'opposizione tra clero secolare e ordini mendicanti, si ritrova in un testo molto diffuso di quegli anni, cioè La vita di Tommaso d'Aquino, l'istoria di Sancti Tomas de Aquino di Guglielmo di Tocco. Perché anche in questo caso Guglielmo dedica due capitoli, per così dire, distinti alla lotta di Tommaso contro gli averroisti e alla lotta di Tommaso contro gli esponenti del clero secolare avversari dai mendicanti, e Sigeri non è citato nel capitolo del contrasto con gli averroisti, ma è citato nel capitolo, diciamo, relativo al contrasto tra ordini mendicanti e clero secolare. Possiamo sicuramente presupporre che Guglielmo di Tocco non fosse molto informato, però attenzione, questa parte della storia è comunque passata attraverso gli occhi di qualche maestro domenicano ben in vista. Per esempio, uno di cui mi sto occupando da vicino, Giovanni di Napoli, che non a caso è colui che disputa a Parigi la famosa questione se si possa insegnare Tommaso o no alla luce degli articoli condannati nel 77. Perché Giovanni di Napoli è colui che istituisce il processo di canonizzazione di Tommaso d'Aquino. Quindi, tra l'altro, è un testo che circola molto, che raccoglie altre leggende agiografiche intorno alla figura di Tommaso, ed è significativo che in questo testo, diciamo, fuori dai circuiti di circolazione dei testi filosofici, Sigeri appaia non come un esponente dell'averroismo latino, ma come un avversario degli ordini mendicanti. Non sto qui a parlare dell'autenticità del fiore o della datazione del fiore. Trovo singolare che questa menzione di Sigeri sia stata utilizzata da grandissimi filologi, tra gli altri Contini, per citare un nome, per datare il fiore. Io credo, per esempio, perché Contini riteneva che questo fosse un fossile ripreso nella commedia, quindi fosse uno degli elementi a favore dell'autenticità del fiore. Io credo che l'autore del fiore e l'autore della commedia non abbiano la stessa visione della fine di Sigeri. E che siamo noi che ci siamo un po' immaginata questa sovrapposizione. Possiamo anche immaginare che il fiore sia dantesco, ripeto, non voglio andare, secondo me ci sono forti dubbi e ho forti motivi per dubitarne, ma possiamo immaginare che sia dantesco, ma certamente se il fiore è dantesco, Dante ha cambiato idea e non si sarebbe assolutamente lasciato sfuggire nel Paradiso la ripresa di questo racconto della fine di Sigeri. Anzi, probabilmente gliene avrebbe chiesto conto, come fa con Buonconte nel quinto canto del Purgatorio, come fa con lo stesso Ulisse, come fa con Guido da Montefeltro, 26-27 dell'Inferno. E in secondo luogo, io, proprio dal punto di vista della costruzione poetica e anche della lingua italiana, non riesco a capire come possa essere considerata una morte che arriva tardi, una morte violenta. Ecco, una morte che è violenta, a Ghiado, non è sì una morte che sembra venire tardi. Insomma, ci sono vari elementi, secondo me, che spingono a non identificare le stesse cose. Può anche darsi che, se il fiore fosse veramente dantesco, che Dante abbia ripreso questa, in una prima fase, quello che leggeva, per esempio, in una raccolta geografica parallela a quella di Guglielmo di Tocco, e poi invece nella commedia l'abbia lasciata perdere. Ma soprattutto, una cosa che mi ha sempre colpito è che, se si isolano i canti di Dante dal resto della commedia, la percezione che se ne ha è talvolta falsata. Ecco, io sono sorpreso dal fatto che, anche per molti dei più autorevoli interpreti italianisti di Dante, che insistono su Sigeri figura di martire, ma in realtà noi sappiamo, o dovremmo sapere, che arrivati a questo punto del Paradiso, il lettore che ha seguito il viaggio di Dante fin dall'inizio sa già che tra Tommaso e Sigeri uno dei due è morto martire della verità ed è stato assassinato. Ma paradossalmente è Tommaso d'Aquino e non Sigeri di Brabante, perché, e prego Gigi di cambiare, nel Purgatorio, ventesimo canto, Dante invece avvalora la leggenda secondo cui Tommaso si era messo in viaggio per andare per partecipare al Concilio di Lione del 1274, cosa verissima, è il viaggio in cui muore Tommaso, ma in realtà sarebbe stato avvelenato da Carlo d'Anjou, che voleva impedirgli di
testimoniare al concilio contro la buona fede degli Angioini, contro l'idea che gli Angioini stessero realmente difendendo gli interessi della Chiesa. Quindi chi ha seguito realmente tutta la costruzione della commedia sa che uno dei due è realmente un martire della verità, ma questo martire è Tommaso, stranamente, e non Sigeri, come invece insiste la critica del Novecento. Ci sono altri due documenti che hanno costruito poi la leggenda, poi mi avvio velocemente alle conclusioni di Sigeri e qui aggiungo anche poi quelle due cosette che volevo dire all'inizio e che sono un po' diverse o che sono aggiuntive rispetto a quanto ho scritto nei due contributi che ho ricordato. Ecco, gli altri due documenti su cui si basa la leggenda di Sigeri sono da una parte la continuazio brabantina della cronaca di Martino Polono. Non ho fatto una slide di questi testi, in cui appunto si viene per la prima volta fatta questa avanzata l'idea che Sigeri sia morto in effetti a Orvieto, trafitto dal suo perfossus, dal suo segretario impazzito. Tra l'altro questa frase è anche formulare, perché si trova per esempio nel modo in cui Guglielmo di Malmesbury descrive la morte di Giovanni Scoto, cioè di Eviugeno, ma lasciando da parte queste presenze formulari che di per sé non chiariscono molto. Il fatto è che la continuazio brabantina è un testo tardo, è un testo sicuramente quasi sicuramente successivo alla composizione del Paradiso, è un testo che si innesta sulla cronaca brabantina precedente, ma appunto a distanza di 40-50 anni dagli avvenimenti, non sembra essere particolarmente informato. Dice che Sigeri è stato costretto a lasciare Parigi, ma a causa dell'opposizione di Alberto Magno. In effetti il nome di Sigeri compare quando l'autore della continuazio brabantina, Martino di Topau, sta parlando di Alberto Magno e non di Sigeri stesso. Quindi diciamo, tutta la costruzione sembra essere un po' così, poco affidabile. Tra l'altro, voglio dire, la continuazione brabantina si leggono leggende amene come quella della papessa Giovanna o altro. Il testo che poi teneva assieme tutti gli altri documenti e che faceva immaginare appunto che Sigeri fosse morto in Italia, trafitto dal suo segretario impazzito alla corte di Martino IV e si aggiunge in stato di detenzione perché è costretto a lasciare Parigi e perché presumibilmente o condannato o sotto l'incombenza di una condanna da parte dell'inquisitore di Francia, e una delle lettere di Peckham a proposito delle condanne della tesi di Tommaso dell'unicità della forma sostanziale, precisamente la lettera dopo l'intervento ad Oxford in cui ribadiva la necessità di ripristinare in tutto il suo valore la prima condanna di Kirwoodby della tesi. E qui i domenicani si erano, la faccio brevissima, si erano fortemente adirati con Peckham, dicendo che in realtà voleva semplicemente spaccare i due ordini mendicanti, voleva condurre una campagna dei francescani contro i domenicani, accusando Tommaso di sostenere questa tesi. E Peckham, in questa celeberrima lettera, risponde che no, non è così, che anzi lui ha sempre inteso rispettare i domenicani, che l'autore della prima condanna della tesi dell'unicità della forma sostanziale nel composto umano era stato un domenicano, appunto Kirwoodby, in quanto predecessore sulla cattedra di Canterbury, e qui aggiunge: in realtà si sa che questa tesi sarebbe stata inventata non da Tommaso, ma quella dell'unicità della forma sostanziale, ma da due seculares, attenzione, seculares, non artiste, quindi in realtà non c'è assolutamente bisogno di leggere come se fossero realmente due chierici maestri della facoltà delle arti. Di solito seculare si dice anche soprattutto dei maestri di teologia che non appartengono agli ordini mendicanti, che avrebbero finito miseramente i loro giorni in Italia. E allora, la storiografia del Novecento, adesso sto brutalmente banalizzando, ha fatto un po' la quadratura del cerchio in questo modo. Dunque, chi sono questi due che sono andati in Italia? Sono Sigeri, questi due seculares che hanno inventato la tesi dell'unicità della forma sostanziale, sono Sigeri di Brabante e Gosvain de la Chapelle. Gosvain era addirittura il socius che seguiva Sigeri in Italia, quindi non si capisce perché un maestro delle arti venga demansionato, ma perché non esistevano i sindacati, ma sino a essere il segretario di un altro maestro, cosa abbastanza improbabile.
Sigei sarebbe stato detenuto, ma in una stranissima detenzione, perché aveva un socius a cui dettare, evidentemente, e Sigei sarebbe stato ucciso da Gauzlin de la Chapelle in una crisi di follia, con Van Stenbergen che dice follia certamente dovuta allo stato di detenzione in cui si trovavano, e poi con tante aggiunte, come ho scritto, un po' alla Pulp Fiction, cioè con altre persone che scrivono, tipo Benoît Patard, che a quel punto anche Gauzlin de la Chapelle sarebbe stato immediatamente giustiziato sul posto. Ora, il problema è che io ritengo che sia assolutamente da escludere che Peckham si riferisca in questa lettera a Sigei di Brabante, non so chi possa essere l'altro, per un motivo molto semplice, cioè Sigei negli scritti a noi noti ha sempre contestato duramente, anzi ha attaccato Tommaso d'Aquino a proposito della tesi dell'unicità della forma sostanziale, e poi d'altra parte, diciamo, come pure mi è capitato di scrivere, non si può volere tutto il contrario di tutto, cioè o si attacca Sigei perché ha sostenuto in forme diverse, come Operans Intrinsecum, la tesi dell'unicità dell'intelletto potenziale, ma allora sicuramente se si attribuisce a Sigei questa tesi, Sigei non potrebbe mai aver sostenuto che l'anima vegetativa, l'anima nutritiva e l'anima razionale formano una forma simplex, che è l'articolo condannato da Kilworth e Peckham. Quindi o si mantiene che sia stato il difensore di una forma di monopsichismo averroista, oppure si dice che è stato l'inventore della tesi della forma dell'unicità della forma sostanziale del composto umano, ma in tal caso evidentemente Sigei non potrebbe essere mai stato qualificato come averroista, in nessun modo. Quindi le due cose non stanno assieme. Lascio da parte tutte le questioni tecniche riferite alla questione Peckham-Sigei, se volete ne possiamo parlare un po' nella conversazione, vado rapidamente alle conclusioni. Proviamo a rileggere le due terzine, che dovrebbero essere anche nella slide successiva, da cui siamo partiti. Sono... Allora, l'idea che ci sono molti termini che ovviamente sono per noi enigmatici. Uno è quello che appunto la morte sia venuta tardi perché Sigei sarebbe stato un filosofo affranto dai suoi problemi, dai pensieri gravi. Pensieri gravi che evidentemente non si devono riferire alla cura per le persecuzioni dottrinali o altro, ma proprio, secondo la lettura abbastanza condivisa da molti italianisti, sarebbero stati problemi filosofici di difficile soluzione. Allora, anche qui permettetemi di banalizzare solo per motivi di economia di tempo, poi se volete ne discutiamo assieme. Ecco, questo sarebbe un po' l'idea di un pessimo filosofo, cioè un filosofo che si lascia tormentare dalla filosofia, è una figura che funziona benissimo nel XIX secolo, in parte il XX secolo, non so neppure se funzioni nel, diciamo, nel riflusso di questi due decenni del XXI secolo. È una figura appunto molto faustiana e molto fichtiana, quella per esempio che emerge da Maria Corti, da Tulone, da Bausi, da tanti altri. Non è l'idea del filosofo medievale. Si fa filosofia per trovare la felicità, non per essere tormentati da gravi problemi. E quindi un filosofo che non riesce a rasserenarsi attraverso l'esercizio della filosofia è un filosofo, è un pessimo filosofo. Scusate se sto banalizzando in maniera brutale, ma è solo per, ripeto, per economia di tempo. E quindi è difficile che un filosofo abbia desiderato la morte perché non riusciva a venire a capo dei problemi filosofici. Tra l'altro sarebbe stato un pessimo filosofo e tale da non essere neppure collocato in paradiso perché avrebbe preteso di trovare in terra la soluzione a tutti i problemi. E questo sicuramente funziona molto male per una persona che poi invece è nella ghirlanda, nella prima ghirlanda dei sapienti nel paradiso. Perché ci sta chissà che per fede molte delle verità potevano essere diventare accessibili soltanto nel paradiso stesso. Potremmo soffermarci su ogni singola parola di queste due terzine, ma vedo che sono già le 18 passate. Rimane mi concentro soltanto su questi due aspetti, cioè sul venire tardo e sull'infelicità e poi sugli invidiosi veri. Sul venire tardo, allora chiedo a Gigi di scorrere ancora con le slide, ringraziandolo per la pazienza. Sì,
Allora, si potrebbe anche leggere, e questa è una cosa di cui una volta avevamo già parlato con Luca, la posizione rispetto alla morte da parte del filosofo in maniera totalmente diversa, non come un gesto di disperazione, di frustrazione, ma come un segno di rivendicazione della propria fatica intellettuale. E in questo c'è un testo averroista che è stato talvolta citato anche da illustri studiosi di Dante, ma secondo me non a proposito, che sembra appunto andare in questa direzione, cioè parla dell'audacia del filosofo. Qui in realtà Averroè sta facendo riferimento alle tesi di Alessandro di Afrodisia, quindi alle tesi per così dire mortaliste. Però la conclusione che ne trae, stiamo parlando del prologo, di uno dei prologhi di cui è disseminata il grande commento alla fisica di Averroè, in questo caso il prologo all'ottavo libro. E la tesi che qui potete leggere, che non leggo, è che se qualcuno comincia a riconoscere la limitatezza, la piccolezza della propria vita rispetto all'essere eterno e alla continuità del movimento e la limitatezza proporzionale della propria vita rispetto al tempo eterno, che è la stessa proporzione, la stessa analogia che si dà tra il finito e l'infinito, non desidera più essere in vita, e per questo diventa audace, quare erit audax. E colui che poi, tra l'altro, riconosce che la morte fa parte della necessità della materia, cioè è chiaro che dove c'è una forma che è sottoposta alla contrarietà per la presenza della materia, a differenza dei corpi celesti, e massimamente, soprattutto quando avrà acquisito la perfezione umana, allora arriva in uno stadio in cui la morte gli sembra preferibile che la vita. Bene, questo testo, che potrebbe essere stato presente sicuramente a Sigieri, ma potrebbe anche essere stato presente a Dante, e d'altra parte proprio Luca in altri articoli si è soffermato appunto sull'uso da parte di Dante dei prologhi, dei vari prologhi del commento alla fisica, beh, allora direbbe qualcosa di molto diverso da quello che si è letto tradizionalmente. Cioè, non è che Dante vorrebbe dire che Sigieri filosofo era talmente frustrato e disperato da desiderare la morte, o anche solo per sfuggire alle persecuzioni. Probabilmente Sigieri rappresenta invece un caso di perfectio humanae vitae, di perfezione filosofica, tale da rendere il filosofo audace e fargli comprendere, ma non è un'audacia sfrontata, è semplicemente la consapevolezza che la propria vita è nulla rispetto all'eternità, e che, data la necessità della morte, si può tranquillamente accettare la morte, stessa. Questa è una possibilità che si lega, per esempio, a un altro aspetto, che è quello che troviamo in Benvenuto da Imola, uno dei commentatori più interessanti, secondo me, di Dante. Chiedo anche qui a Gigi di che dà una lettura molto diversa da Invidiosus, di Invidiosus rispetto a alle letture a cui noi siamo abituati, cioè invidioso come colui che suscita invidia o che è oggetto di invidia, in senso o passivo o attivo, ma sempre in un senso profondamente negativo, e quindi come in termini di un'opposizione. Allora, Benvenuto da Imola, che in realtà non sa nulla, o non sa molto di Sigieri, tanto da confondere con Sirlone e quindi da ripescare la vecchia leggenda del logico che muore, che va in sogno perché viene trafitto in qualche modo dai suoi stessi sillogismi. Ecco, non sa molto di Sigieri, non sa chi sia Sigieri, però dà una lettura di Invidiosus, che probabilmente è in linea con quella che poteva essere una delle letture possibili del tempo, molto diversa da quelle a cui noi siamo abituati. Invidioso è colui che viene invidiato per o a causa della sua felicità. Quindi gli invidiosi veri di Sigieri potrebbero anche non essere intesi come veri scomodi, verità scomode o altro, ma veri che sono oggetti di ammirazione, il che si legherebbe benissimo all'elogio che ne fa Tommaso, in virtù esattamente della loro consistenza, della loro verità. In questo caso si invidia qualcosa per la felicità che prova. Questo è quantomeno non la mia interpretazione, ma l'interpretazione di Benvenuto. E per chiudere veramente,
Quali sono allora però, questo bisognerebbe essere in qualche modo apposti, perché al di là diciamo delle formule tipo sì, si geri in paradiso per difendere l'autonomia della filosofia, però alla fine bisognerebbe almeno dire in che cosa la filosofia di Sigeri è vera e quali sono i veri della filosofia di Sigeri che Dante potrebbe aver accettato, ammesso che ne sia stato a conoscenza, cioè senza ricadere nella tesi di Bandonnet, secondo cui Dante ha posto Sigeri in paradiso semplicemente perché non sapeva nulla di Sigeri stesso. Allora, sicuramente non la tesi del monopsichismo. Chiedo anche qui a Gigi di... sì, perfetto. Perché è una tesi che nella stessa commedia viene respinta in maniera molto esplicita nel discorso di Stazio, nel 25esimo del Purgatorio, viene respinta, attenzione, con grandissimo rispetto. Insomma, qui Dante non è come Scoto che dice «Ille maledictus averroes». No, no, parla di Averroes come un gran sapiente che è stato condotto in errore perché non ha saputo saldare la generazione della forma naturale con l'infusione dell'intelletto potenziale. Però è una tesi che viene respinta. E d'altra parte, come sappiamo, Averroes è comunque nel nobile castello, quindi nell'antinferno più che nell'inferno stesso. Quindi, certamente non questa tesi, non è un vero invidioso che suscita invidia, comunque si voglia leggere l'invidia, in senso tradizionale o nel modo che ve l'ho proposto. Che cosa rimarrebbe? Non molto, in realtà, per quello che noi conosciamo di Sigeri e che Dante avrebbe potuto conoscere. Da una parte l'identità di essere operare nelle sostanze separate, che è una tesi che Dante, come Imbach ha mostrato, in effetti mantiene, però questa tesi non è specificamente sigeriana, è una delle tesi proprie di Tommaso d'Aquino e, possiamo dirlo, è anche una delle tesi di Tommaso che è chiaramente condannata nel 77 avendo di mira già Tommaso stesso. E non a caso Giovanni di Napoli si trova veramente in grande difficoltà quando tenta di giustificare gli articoli imputabili a Tommaso, perché su questo articolo, cioè sul fatto che ne dica tutto il tomismo del Novecento, Tommaso mantiene che esistono forme semplici necessarie in cui l'essere non è diverso dall'operare e che sono intrinsecamente e formalmente necessarie. Quindi è un vero, sì, forse, ma non proprio solo di Sigeri, sarebbe proprio anche di Tommaso, cioè un Tommaso un po' diverso, diciamo, da quello del tomismo novecentesco. Una tesi su cui mi ero più sbilanciato in passato è quella dell'intellettualismo etico, perché è evidente che Dante ha un'attitudine decisamente antivolontaristica e antifrancescana, a più riprese, cioè ci sono sia nel De Monarchia, ma soprattutto nella commedia stessa, abbiamo più luoghi in cui Dante proprio attacca in maniera frontale quelli che sono i capisaldi in quel momento della teologia volontaristica francescana. Quindi l'asino di Buridano, che non si trova in Buridano, si trova in realtà, va detto in Dante, con l'esempio del cagnolino tra le due dame o del cibo. Quindi è l'idea stessa che, per esempio, Dio non sia oggetto di amore, ma principalmente di comprensione, sono tutti, come dicevo all'inizio, stilemi, filosofiemi, teologemi decisamente antifrancescani. E qui, se dovessimo capire chi è un punto di contatto reale tra i testi di Sigeri che conosciamo e Dante, sarebbe in questo intellettualismo etico che è molto superiore a quello di Tommaso. Tommaso esita un po', diciamo, cerca una mediazione tra istanze volontaristiche e intellettualistiche in De Mano. Gli unici veri intellettualisti, a parte Boezio, che noi conosciamo, sono Sigeri e Goffredo di Fontaine. Qui mi piacerebbe tanto aprire una parentesi per tornare a Balzac, ma magari la facciamo nella discussione, perché c'è qualcosa di molto bizzarro che riguarda Goffredo di Fontaine, Sigeri e Dante, anche nei proscritti stessi. E fin qui questo non è che abbia detto granché di nuovo rispetto agli articoli pubblicati l'anno scorso. Le due cosette che volevo aggiungere oggi. Discutendo poi queste tesi con molti amici e altro, io la cosa che ho cercato di fare è di provare a vedere. All'interno di interpretare, come si dice, Omeo con Omeo, Aristotele con Aristotele e Dante con Dante, cercare di ritrovare all'interno della commedia e particolarmente nel Paradiso qualche indizio, qualche segnale di veri o verità che in qualche modo potessero essere o scomode o oggetto invece di ammirazione o altro. E in effetti un segnale, secondo me, c'è, non pretendo che sia univoco, però un segnale c'è.
ed è un segnale interessante ai miei occhi. Si trova in Paradiso 29 e nei versi 72-84, che leggo velocemente con voi prima di concludere. Ma perché in terra è uno dei segmenti antiscolastici di Dante, eh? Quando Dante realmente se la prende con gli scolastici, perché in qualche modo sono più interessati alla gloria intellettuale che alla verità. Ma perché in terra per le vostre scuole si legge che l'angelica natura è tal che intende, si ricorda e vuole, ancora dirò perché tu veggi pura la verità che laggiù si confonde, equivocando in sì fatta lettura. Quindi abbiamo un segnale di una verità che è tale ma che viene equivocata e riguarda l'angelologia, sempre le sostanze separate. Queste sostanze, poiché fur gioconde della faccia di Dio, non volser viso da essa, da cui nulla si nasconde. Però non hanno vedere interciso da nuovo obietto, e però non bisogna rememorare per concetto di viso. Sì che laggiù, non dormendo, si sogna. Quindi la gran parte dei teologi sbagliano perché attribuiscono agli angeli un pensare discorsivo, un pensare che in qualche modo è temporale, quello che è misurato da un concetto a me caro, che è quello del tempo angelico, tempo discreto. Credendo e non credendo dice il vero, altro piccolo segnale, stiamo parlando di verità, adesso si crede e non si crede di dire il vero, cioè dicendo verità o in malafede o in buona fede, ma dicendo non verità, scusate, in malafede o in buona fede. Ma nell'uno è più colpa e più vergogna, evidentemente cambia se queste non verità vengono dette in buona fede o in mala fede. E allora questo è un elemento che secondo me potrebbe essere interessante perché Sigeri assolutamente mantiene l'idea dell'immutabilità del pensare angelico, su questo in effetti c'è una, o delle intelligenze, diciamo, c'è una distinzione rispetto ai teologi del suo tempo. E qui è difficile trovare un teologo in senso stretto che abbia mantenuto questa tesi. In effetti Dante sembra dire che nelle scuole si sbagliano tutti. Chi è che forse non ha detto una non verità ma ha detto una verità? Ecco, qui un punto di tangenza si trova e si trova proprio in un discorso in terzine che fanno la distinzione tra veri e falsi veri, tra verità equivoche e altro. E la terzina è seguita da questo è un gruppo di terzine, seguita da un'altra che è pure interessante. Voi non andate giù per un sentiero filosofando, tanto vi trasporta l'amore dell'apparenza e il suo pensiero. Allora, critica appunto dell'apparire intellettuale di coloro che fanno dispute o altro perché appunto ci tengono alla loro gloria intellettuale, però c'è anche la prima parte che è interessante di questa terzina, cioè che il sentiero della filosofia è uno solo. E questo sentiero è esattamente quello che poi coincide di fatto con la teologia. E quindi la seconda cosetta che adesso io mi sentirei di aggiungere, se questo riferimento può apparirvi sensato, è che probabilmente Sigeri non è in paradiso in quanto campione dell'autonomia della filosofia, ma probabilmente l'idea che Dante ha in mente, comunque sia, è che la filosofia sia assolutamente unica, quindi andrebbe in direzione della quarta famiglia descritta in precedenza, quella appunto di Nardi, sia pure con gli errori cronologici, diciamo, e anche invece di Luca stesso, in cui il vero concorda sempre col vero, qui non si tratta tanto di rivendicare l'autonomia della filosofia, ma anzi di dire che il sentiero è uno solo e che filosofare deve essere condotto soltanto attraverso quest'ultimo sentiero. Mi rendo conto che questa conclusione può apparirvi frettolosa e brutale, probabilmente lo è, ma è anche uno dei motivi per cui ve la sottopongo in maniera tale che ne possiamo, se volete, discutere, potete muovermi tutte le istanze, le critiche, le obiezioni che ritenete opportune. Vi ringrazio e chiedo a Gigi di mostrare l'ultima slide. Grazie per questo magnifico intervento, sento un po' di eco, non solo chiarissimo, lucidissimo, ma anche ricco di tantissimi spunti. È vero che alcune cose le avevi già presentate in alcuni tuoi lavori, ma questo è un seminario, diciamo, rivolto innanzitutto agli studenti, peraltro si tratta di lavori anche molto recenti, e poi ci sono tanti anche spunti nuovi.
sia per quanto riguarda il confronto con la storiografia, che è molto chiaro, e sia per quanto riguarda queste ultime osservazioni che facevi. Allora, qui ci sono tanti studenti, ci sono alcuni dottorandi e ci sono vari colleghi, fra cui alcuni medievisti e alcuni dantisti. Prima che si scateni il dibattito fra specialisti, io vorrei innanzitutto chiedere, come dire, agli studenti o ai dottorandi se hanno reazioni, interventi, osservazioni. Poi magari anche alcuni di noi, diciamo, faranno qualche osservazione, perché quello che ci hai detto è davvero molto interessante e stimolante. Vedo subito Domenico Prellino, prego. Non so se si sente il microfono. Sì, salve. No, professore, la mia era una semplice domanda tecnica, perché io per 10 minuti ho avuto problemi di connessione e sono dovuto rientrare con una seconda richiesta. Lei ha parlato di 4 motivazioni plausibili per cui Sigeri viene collocato in paradiso da parte appunto di Dante, e volevo avere una maggiore chiarezza sulla quarta appunto motivazione, perché è il momento in cui, diciamo, la mia connessione è crollata e quindi ho dovuto richiedere la riammissione al seminario. Mi scuso per questa inconvenienza. No, non si deve assolutamente scusare. Contro la necessità non combattono neppure gli dèi, dicevano gli antichi, quindi non si può. Ma invece ne approfitto, scusate, prima di rispondere, per chiedere, mi auguro che il mio audio vi sia giunto, perché mediamente... Sì, per quanto mi riguarda sì, però ho perso questo pezzo, perché sono crollato io, ho crollato il mio PC. Diciamo questa quarta famiglia, perché ripeto, poi le posizioni sono tutte individuali, non è che si possano realmente omogeneizzare in questo in modo così radicale. È l'idea che nella prospettiva dell'eternità, che è quella appunto che riguarda il paradiso, sia come regno ultraterreno, sia come disegno dantesco, diciamo, della cantica, tutti i grandi conflitti terreni si trovano appianati, a partire non tanto dall'idea appunto che ci sia un'autonomia disciplinare, che ci siano per esempio verità che siano legittime nell'ambito della filosofia e verità che siano legittime nell'ambito della fede. Ora, su questo non mi dilungo tanto, cioè è chiaro che a nostra conoscenza, ma il grande esperto è veramente Luca sul tema della storia della doppia verità, a nostra conoscenza ci sono pochissimi casi, insomma, di sostenitori della teoria della doppia verità prima dell'età moderna, e difficilmente sono nei maestri, diciamo, della facoltà delle arti, che vengono considerati come i principali bersagli del 1277. Ma si potrebbe anche immaginare in realtà che questi maestri, questo è senz'altro vero, sia Boezio di Dacia sia Sigeri di Brabante, ammesso che ci sia una parentela dottrinale tra di loro, abbiano difeso un'epistemologia aristotelica basata sugli analitici secondi, che non è che presupponga una rigidità di confini tra le discipline, ma che ammette che esistono delle conclusioni che hanno una loro validità a partire dalle premesse da cui sono desunte. Questo è perfettamente legittimo. Quindi, se volessimo evitare il problema del rapporto tra filosofia e teologia, ma rimanessimo nell'ottica della geometria e della perspettiva, oppure dell'astronomia e dell'arte del navigare, ci sono conclusioni che sono valide per il pilota della nave, ma sono valide solo per lui che non conosce le cause, e delle conclusioni che sono invece assolutamente legittime per l'astronomo che conosce i calcoli. E nell'ambito teologico questo stesso principio è per esempio utilizzato da Tommaso per parlare della subalternazione tra la scienza che Dio ha di se stesso e che dei beati hanno di Dio per visione diretta, con la teologia che hanno gli uomini per rivelazione. Quindi ci sono qui delle conclusioni che non coincideranno per estensione quantomeno, ma anche per intenzione, ma che non per questo costituiscono realmente due verità conflittuali tra di loro. Quindi, diciamo, credo che né Boezio di Dacia né Sigeri abbiano mai mantenuto una tesi di questo tipo. Ma in ogni caso, al di là di questo, diciamo, la quarta famiglia direbbe che se ci sono state dei conflitti terreni, delle diversità di vedute in terra, nella prospettiva per cui il vero concorda sempre con il vero, senza andare a dichiarazioni conciliari che sono molto più tarde, beh, allora
anche l'apparente conflitto tra Tommaso e Sigeri si troverebbe appianato in questa prospettiva, cioè è come se Tommaso dicesse: alla fine dicevamo, adesso possiamo accorgerci che la verità concorda sempre con la verità. Ecco, questa sarebbe l'idea di fondo. Certo, talvolta Dante è più esplicito su questi temi, per esempio il riso di Gregorio, proprio in Paradiso 29, quando si accorge che la sua angelologia è sbagliata, in realtà è Dante che si prende il gioco di se stesso del convivio, insomma, però è come che quando Gregorio arriva in Paradiso si accorge che la sua angelologia è sbagliata, aveva ragione Dionigi Areopagita, si mette a ridere, insomma, questo è un discorso. Grazie. Ecco. Ci sono altre domande? Adesso non volevo poi inibire, come dire, i colleghi, quindi se avete osservazioni o domande, perché poi, diciamo, se comincio io, poi andiamo avanti a discutere a lungo, non perché non sia d'accordo, ma perché ci sono moltissimi spunti. Comincio a inquietarmi un po', a spaventare. No. Non c'è nessuno che vuole intervenire. Ecco, Stefano. Dunque, intanto ringrazio ovviamente Pasquale e prima che si scateni Luca e che vi scateniate reciprocamente, io ti chiedo una cosa che ti sembrerà solo una curiosità, ma ovviamente ha destato il mio interesse e mi ha anche un po' provocato quel tuo riferimento e quel tuo giusto sottolineare l'assenza di Agostino, al quale non è dedicato alcuna terzina. Hai un'idea del perché? Hai un'ipotesi? Hai voglia di parlarne o ti porta troppo fuori tema? Perché ovviamente poi ci hai parlato di tutt'altro, ma mi incuriosisce sapere se ti sei dato una risposta a questa assenza, che non può essere casuale, mi sembrava che tu a quello alludessi, insomma, al fatto che non è certo un caso. Grazie. Oh, grazie a te. Allora, il tema mi interessa molto, mi piacerebbe approfondirlo, diciamo, in futuro, per cui adesso soltanto delle ipotesi provvisorie, anche perché che ci sia un confronto evidentemente con l'ecclesiologia politica della città di Dio è evidente, diciamo, da altri luoghi danteschi, questo non si può negare. Però a questo punto uno dovrebbe chiedersi, ma come mai un santo che per noi è fondamentale veramente non compare proprio nel paradiso? Cioè, è come se veramente è l'assenza più di peso, no? che noi troviamo, è un po' singolare perché poi troviamo figure sicuramente di minor spicco. L'ipotesi di partenza su cui mi piacerebbe lavorare è semplicemente il fatto che allora Dante ha avuto una formazione un po' strana, come sappiamo dal punto di vista filosofico, e Agostino non era de forma, non era curricolare, evidentemente non era curricolare nella facoltà delle arti, e quindi non si leggevano testi di Agostino, però non era neppure curricolare, a quanto ne sappiamo, negli ordinamenti degli studi e degli ordini religiosi. Ora, poiché Dante potrebbe aver seguito o dei corsi a una facoltà delle arti, tipo Bologna, ipotesi che io ritengo plausibile, lo dico subito, cioè non, su questo mi sbilancio, io ritengo abbastanza plausibile che Dante abbia seguito. Bellissimo gatto, Stefano. Grazie, non l'avevo visto. Hai visto prima. Allora, o la facoltà delle arti, dove Agostino non si legge, o abbia seguito presso gli studi dei religiosi, ma che cosa? Beh, evidentemente i corsi di filosofia, perché di quello che sta parlando i corsi di teologia, anche se poi il paradosso è che la legislazione, su questo chiedo a Luca di vigilare, di correggermi, è un po' paradossale, perché i laici erano ammessi a seguire i corsi di teologia, ma non quelli di filosofia normalmente organizzati dagli studi degli ordini religiosi. Però Dante ci dice di aver seguito le dispute organizzate presso gli studi degli conventuali, ma anche in questo caso è estremamente difficile che si leggessero testi di Agostino. Quindi la mia prima ipotesi è un'ipotesi puramente istituzionale e curricolare, cioè Dante non ha avuto la possibilità di accedere direttamente a una serie di testi agostiniani, quindi ha qualche conoscenza di seconda mano, ma se poi immaginiamo che durante il periodo dell'esilio doveva basarsi su quello che trovava nei vari
luoghi in cui è stato in esilio, certamente i testi di Agostino potevano essere diffusi, però sarebbero stati più, diciamo, in luoghi dove abbiamo biblioteche teologiche che in luoghi dove abbiamo biblioteche, per così dire, tra virgolette, filosofiche, per quanto... Quindi temo che ci sia innanzitutto un problema proprio di accesso ai testi nella formazione dantesca. Poi magari ci sono motivazioni molto più profonde, però su queste, appunto, mi piacerebbe lavorare, ma non ho ancora un'idea ben definita. Aggiungo soltanto che io sono di sempre più convinto, e su questo mi piacerebbe davvero scrivere adesso, che Dante sia, dal punto di vista teorico, non dell'ecclesiologia politica, non del rinnovamento della Chiesa, non delle profezie gioachimite, perché questo è tutto chiaro, ma dal punto di vista della teologia, quindi implicitamente un po' della filosofia, Dante sia un pensatore radicalmente antifrancescano. Cioè, rispetto a quelle che sono... Lo so che dico qualcosa che gli italianisti mi massacrerebbero in questo caso, però cioè, ci sono veramente dei markers che indicano che cosa viene insegnato in quegli anni nei conventi francescani, e sono primato della volontà, per esempio. Dio si ama più che si conosce. L'idea, una certa concezione del libero arbitrio. Su tutti questi punti, che sono dei markers tipici della teologia francescana, a differenza degli autori, Dante ha una posizione diametralmente speculare, diametralmente opposta. Poi rimane anche il fatto, c'è cioè chi dice, appunto, sì, ma a Firenze, a Santa Croce, c'era stato Pietro di Giovanni Olivi 2 anni prima che ci arrivasse Dante, 2 anni, 4 anni prima che ci arrivasse Dante, quindi sicuramente un imprinting ci sarà rimasto. Sylvain Piron scrive che addirittura Dante ha partecipato alle dispute di Pietro de Travibus. Allora la mia risposta è, due, o c'è andato ma era in disaccordo, o c'è andato e non ci ha capito nulla, perché scrive esattamente il contrario, cosa che ci può anche stare. Ecco. Cioè, no, tra Olivia e Dante c'è un abisso, tranne che sulla ecclesiologia e sulle scatologie, insomma. Grazie. Grazie Pasquale. Come c'è un abisso sul modo di concepire le sostanze separate, perché... richiamandosi più o meno propriamente ad Agostino, i francescani in quella fase difendono l'idea della composizione ilemorfica delle sostanze separate, e Dante va, come tu hai detto, in tutt'altra direzione. Sono d'accordissimo sul fatto che il problema dell'assenza di Agostino è fondamentale, ma è in qualche modo enigmatico. Credo che la ipotesi di soluzione che tu hai dato sia estremamente interessante, il che mostra poi la complessità del discorso, perché, come dire, troppo spesso si pensa che la presenza in certi luoghi della commedia significhi che Dante ha una specifica attenzione per quel pensatore, e che invece magari la non menzione significhi che non, quel pensatore non ha nessun peso. Nel caso di Agostino il discorso è complesso, in altri casi ci sono autori menzionati la cui incidenza è, credo, tutta da verificare. Quello che mi sembra, ma su questo poi ritornerò dopo aver dato la parola a Anna che l'ha chiesta, è che però, come tu hai detto, c'è una presenza assolutamente eccezionale in Sigeri, e questo vuol dire qualcosa, io credo, e qui poi ti farò una domanda, che voglia dire qualcosa anche il fatto che c'è un'altra presenza eccezionale, che è quella di Severino Boezio. E io vedo una connessione tra le due cose, ma di questo parleremo. Ma siccome si è parlato di formazione di Dante, c'è Anna Pegoretti che è un'esperta in materia. Prima di darle la parola, anche qui, a dimostrazione di quanto sia poi delicato interpretare certi testi e di come l'inerzia delle tradizioni storiografiche, di quello che ripetiamo, ci condizioni. Tu hai magnificamente smantellato certe leggende su Sigeri, il fatto che quei passi del paradiso non andassero letti alla luce di una leggenda nera l'avevano detta già altri, ma tu hai mostrato anche la debolezza del racconto, diciamo, un po' fantasioso sulla presunta morte di Sigeri, di cui in realtà sappiamo poco. Anche questa storia che la legislazione impedisce ai laici di andare, se non alle questioni quadribettali, eccetera, andrebbe un attimo problematizzata, nel senso che nella prima documentazione, è l'Irene Cagliazzo che mi ha posto questa domanda, si parla di seculares, di secolari.
Poi ci sono documenti più tardi in cui si parla di secolari e laici, ed è chiaro che il divieto ai laici. Ma anche qui chi poteva andare a sentire che cosa e che tipo di corsi in un posto come Firenze si potevano seguire è forse più complesso di quello che sembra. Ma ripeto, qui abbiamo un'esperta di formazione intellettuale di Dante che è Anna Pigoretti. Se vuoi intervenire. Allora sì, no, l'esperta in realtà è quella che prova a capirci qualcosa, ma non è esperta assolutamente di nulla. Buonasera a tutti, ciao Pasquale, grazie per la tua bellissima lezione. Allora, io ho qualche reazione intanto su questo Agostino, perché le assenze in Dante sono tantissime. C'è tantissima roba in Dante e questo di solito non permette di vedere ciò che non c'è, ma ciò che non c'è a volte è persino di più di quello che c'è. E credo che da un punto di vista metodologico questo sia importante tenerlo presente, e ho l'impressione che questa sia un'assenza deliberata. Che poi Dante non conoscesse Agostino, lo conoscesse fino a un certo punto, non so, perché nel convivio all'inizio lo chiama modello, no? Si può parlare di sé nella misura in cui lo fece, no? Agostino nelle Confessioni. E questo tra l'altro si lega strettamente, in qualche modo almeno noi tendiamo a leggere questa allegazione, questa citazione come qualcosa che va a formare una sorta di trittico con la Consolatio e poi Cicerone, no? Sono prontissima a farmi persuadere sul pensatore antifrancescano, anzi io sono convinta che da un punto di vista ad esempio di pensiero ecclesiologico sulla povertà Dante sia fieramente schierato sia contro i conventuali che contro gli spirituali, ma non solo per quella menzione dell'acqua sparta e di Ubertino, ma anche per ragioni molto più strutturali. Però mi sono anche convinta che paradossalmente lui elabori queste convinzioni proprio per diretta conoscenza dei soggetti, cioè questa potrebbe in realtà essere una prova della frequentazione di uno studio come quello di Santa Croce, dal mio punto di vista, cioè l'ipotesi che facevi anche tu, che lui professi tesi contrarie perché conosce le tesi dei francescani, mi sembra degna di essere perseguita. Per quanto riguarda invece il cuore del tuo discorso, insomma, su Sigeri e sui versi del Paradiso, io naturalmente mi devo sempre concentrare molto quando andate su nozioni filosofiche, perché faccio sempre fatica, però posso provare a fare il mio mestiere e invece guardare alle parole. E una delle cose che si possono fare seguendo le conferenze da casa e col computer è intanto poi andare sui database a guardare, no? A farsi un po' di domande. Allora, intanto i pensieri gravi. Ecco, ad avere occhi tardi e gravi sono gli abitatori del nobile castello del Limbo, quindi tutto sommato potrebbe essere un accenno alla postura del saggio, ecco, dell'uomo sapiente. Forse potremmo cercare di togliere un po' di spessore semantico a questa espressione. Poi ho notato con una certa sorpresa, perché non ci avevo mai badato, il fatto che nel canto successivo, nei due canti successivi, ci sono persone a cui sembra di muoversi troppo lentamente o troppo tardi, o che si muovono tardi. Uno in Paradiso 11 è il primo seguace di Francesco, Bernardo da Quintavalle, dietro tanta pace corse e correndo li parve essere tardo, invece nel canto 12 è la chiesa che si muove troppo lenta, per cui poi arrivano le milizie domenicane e così via. Non so se questo potrà essere di una qualche utilità, però mi sembra significativo che queste espressioni ricorrano in tre canti consecutivi strettamente collegati tra di loro. Grazie, mi taccio. No, grazie a te, tra l'altro approfitto dell'occasione per esprimere pubblicamente tutta l'ammirazione che ho nei confronti dei tuoi lavori, quindi è vero. E, allora,
sono d'accordo su quasi, o forse su tutte le cose che hai detto, nel senso che sicuramente Dante conosce Agostino, non soltanto perché appunto lo cita nel convivio, come ricordavi, come uno dei due motivi che permettono di parlare in qualche modo di sé, anche se in quel caso la citazione, a differenza di Boezio, è un po' più generica. Se si mettono in parallelo Boezio e Agostino, in realtà è l'idea che la propria vita possa servire di ammaestramento ad altri, però questa poteva essere una nozione, diciamo così, delle confessioni che forse non richiede la lettura reale delle confessioni stesse, diciamo, poteva essere una, o perlomeno una lettura integrale. Però sicuramente conosce degli elementi del Civitate, altro. Se avesse studiato tanto dai francescani, qualche citazione in più di Agostino sarebbe, secondo me, emersa, ma questo rimane una mia opinione personale, così come appunto nell'angelologia o altro. Tutto sommato c'è un aspetto che mi ha sempre appassionato di Dante, e io lo dico pomposamente dicendo questa sua attenzione per i deuterantagonisti, cioè ci sono delle figure in cui il vero protagonista viene sacrificato a Dante, ma il deutero antagonista invece viene premiato. Faccio degli esempi: Federico Manfredi, Guido da Montefeltro, oppure, caso incredibile, Virgilio e Rifeo. Cioè, addirittura in questo caso il personaggio ha la meglio su chi l'ha creato, cioè su Virgilio stesso. E questo potrebbe far venire in qualche modo in mente anche che persino la Ghirlanda dei Sapienti, chiunque sia l'avvocato dei tempi cristiani, io penso sia Paolo Orosio, vedo che altri tipo Giulio D'Onofrio pensano che sia, continuano a pensare che sia Mario Vittorino, io penso che sia Paolo Orosio, però c'è anche qui veramente una scelta allora consapevole: metto tra i sapienti Paolo Orosio e non chi se ne è servito come Agostino. Cioè, queste scelte, secondo me, da parte di Dante, non sono mai casuali. Ecco, appunto, come Rifeo e Virgilio, come Federico e Manfredi, anche qui c'è in qualche modo il deutero antagonista che prevale sul protagonista, come ce l'aspetteremmo. Santa Croce, cioè, ha talmente conosciuto i francescani? Sì, sicuramente qualcosa potrebbe aver conosciuto, a parte che, adesso mi sembra divertente anche il fatto che fino adesso, anche dall'esame dei manoscritti di Santa Croce, tutto il lavoro che si aspettava, non è che stia dando, diciamo, i risultati che probabilmente ci potevamo attendere, non perché il lavoro non sia meritorio, ma dico proprio dal punto di vista della possibilità di immaginare cosa Dante avrebbe potuto leggere. Ma il fatto è che negli anni, immaginiamo di essere nell'ultimo decennio del XIII secolo, se avesse studiato presso i francescani, per esempio, avrebbe dovuto leggere Tommaso sicuramente con i correttori, quasi Sì. sicuramente. Non emerge, diciamo, dalla lettura che Dante ha di Tommaso, e dove invece sembra avere quasi sempre una lettura di prima mano dei testi di Tommaso, non mediata da correzioni, da cedole di aggiunte o altro. Io non so quanto Alberto venisse letto presso i francescani, però temo non tantissimo, e invece continuo a vedere testi che secondo me sono più compatibili con due tipologie di biblioteche, cioè o di studi, quelli appunto di una facoltà delle arti e medicina, come nel nord Italia, o quello delle biblioteche di qualcuno iscritto alla stessa arte dei medici e degli speziali, perché c'era questa prassi che si poteva accedere, essendo iscritti all'arte, a biblioteche di questo tipo, e dove probabilmente abbiamo più possibilità di trovare determinati testi che, per esempio, testi agostiniani, insomma, in quanto tali. Però è vero che, per esempio, sulla dottrina della grazia e della predestinazione, che è un punto in cui i teologi, intorno al quale i teologi di solito prendono le distanze da Agostino, invece in quel caso Dante sembra essere molto vicino a alcune posizioni agostiniane, quindi se penso ai canti 19-20 dell'Inferno. Su Gravi sono assolutamente d'accordo con te, cioè secondo me Gravi vuol dire pensieri seri, non preoccupati, angoscianti, sono pensieri filosofici e di peso, ecco, questa è l'idea. Sul tardo, appunto, indica il fatto come la morte, secondo me, non incute timore, e quindi quel testo di Averroè mi sembra
in qualche modo esemplificativo di quello che fosse Dante poteva avere in mente. Certamente una morte di qualcuno che viene ucciso a ghiado non mi sembra una morte che viene tarda, ecco. Però questa è una mia idea del tutto personale. Grazie, Anna. Grazie, Pasquale. Grazie a te. Sul grave, in effetti, la lettura prevalente non è necessariamente quella buona, e segnalo che già Peter Donkey aveva detto, ma bisogna capire che cosa intende per gravi, e potrebbe essere, diciamo, un riferimento a pensieri profondi, ma non necessariamente a questa immagine, come tu dicevi, un po' ottocentesca del filosofo tormentato. C'era in chat la richiesta di fare una domanda, non ricordo più chi fosse, prego di intervenire. Io, era, mi sentite? No, Stefano, devi alzare il volume. Che forte, Stefano. Non sentiamo niente. Adesso mi sentite? Sì. Perfetto, buonasera a tutti e tutte, grazie per questa lezione. Devo dire che ho particolarmente apprezzato anche il suo proporci degli spunti. Sono molto suggestivi e spingono, diciamo, a indagare ulteriormente alcuni aspetti del pensiero. Considerazione la prima, riguardo ad Agostino, ricordare che anche nella Monarchia, nel capitolo 4 la disputazione contro i propri avversari, ci sono due citazioni agostiniane. In questo caso riguarda la possibilità di errare secondo il senso mistico, e Dante dice che si può sbagliare o trovandone uno, attribuendone uno diverso. E la prima citazione viene dalla Civitate Dei, la seconda dalla Dottrina Cristiana, e anche Dante possa appellarsi alle stesse autorità condivise dai suoi avversari, anche in maniera, se vogliamo, ironica, in questo modo. E la seconda invece è anche una domanda, è legata a una proprio riguardo alla Monarchia. Mi è capitato di rileggere il famoso saggio di Michele Maccarrone del 1905, in cui cita Sigeri. A differenza, diciamo, della Vulgata su Sigeri, Maccarrone non è un filosofo, ma viene presentato proprio come Dante, come un teologo, e proprio come voleva Balzacchio. E però il punto comune fra Sigeri, il Sigeri di Maccarrone e il Dante di Maccarrone, entrambi teologi, stare qua per la verità, cioè tanto quanto Dante nel terzo libro della Monarchia la verità indossando lo scudo e la corazza della fede, così Sigeri in linea con genericamente dei teologi della finire del XIII, inizio del XIV secolo, ha difeso una verità che lui ha una verità odiosa, citando addirittura anche sicuramente diverso da Goffredo di Fontaine. E volevo chiedere, un possibile punto di contatto fra il modo in cui Dante descrive Sigeri in questo decimo canto del Paradiso e le azioni legate al coraggio della verità che si trovano anche nel terzo libro della Monarchia, stante il fatto che comunque ci sono molti punti di contatto con il trattato politico. Grazie. No, grazie. Perfettamente d'accordo sul primo punto. Io ricordavo, appunto, l'avevo citata la citazione del Civitate e la Monarchia, non ricordavo adesso a memoria quella della Dottrina Cristiana, quindi
La ringrazio molto per questa integrazione, ma ripeto, che Dante conosca Agostino mi sembra fuori di dubbio, non so sino a che punto, quanto direttamente, quanto no, però abbastanza. E, ecco, quello che talvolta si dice di Aristotele potrebbe essere vero per Agostino, perché su Agostino è stata provata l'esistenza di molti florilegi, diciamo, di opere e altro, però adesso... questo mi farebbe entrare in un campo su cui non mi sento assolutamente sicuro. Sigeri teologo, allora, lasciando da parte appunto, devo dire che ho avuto un po' di difficoltà a seguire perché l'audio è un po' disturbato, quindi mi corregga se poi dico qualcosa che non risponde alla domanda che ha posto. Quindi Dante teologo per Balzac, Maccarone, ma soprattutto il tema del coraggio e della verità. Allora, sulla questione della teologia, io non so perché se Dante avesse davvero considerato Sigeri un teologo, non avrebbe fatto il riferimento al Vico degli Strani. Io devo dire la verità, secondo me questa terzina dipende in qualche modo, cioè se non in maniera diretta, in maniera subarchetipale, per così dire, dal processo di canonizzazione di Tommaso d'Aquino. Ed è una cosa che mi piacerebbe in qualche modo a poco dimostrare, cioè il fatto che in questo caso Sigeri sia quasi più un oppositore degli ordini mendicanti che un averroista o altro, perché la menzione del vicus straminius è nella storia di Guglielmo di Tocco, solo che è ci sono, questo è uno dei casi di varianti in cui ci sono due famiglie che sono completamente diverse, cioè c'è stata una correzione che a un certo punto ha introdotto nel testo di Guglielmo di Tocco Vicus Straminius, e siccome gli anni sono quelli, cioè l'istoria, la canonizzazione, come sappiamo, si gioca intorno al 1318, il Paradiso viene scritto più o meno in quegli anni, forse dopo, però iniziato, è interessante sapere se c'è un legame tra queste due cose. Io penso che questa menzione derivi in qualche modo dalla tradizione agiografica su Tommaso. E quindi l'immagine di Sigeri sia stata in qualche modo mediata da questa tradizione agiografica. Non posso pensare direttamente a Guglielmo, però da qualche teologo intorno, da qualche studioso intorno, sì. Allora, per esempio, in quegli anni sicuramente Giovanni di Napoli è una figura di spicco e il suo materiale poteva circolare. Coraggio della verità, senz'altro sì, ma anche Tommaso è lì per il coraggio della verità, ripeto, perché se le connettiamo, congiungiamo Paradiso 10 a Purgatorio 20, l'idea è che Tommaso sia stato ucciso esattamente per il coraggio della verità. Ecco, solo che non è un coraggio contro le autorità della Chiesa costituite, come sembra essere detto, oppure di rivendicazione della filosofia contro la teologia. Questo, secondo me, ecco, è una tesi che io stesso ho sostenuto in passato. Adesso mi sembra sempre meno probabile, perché sono tante le indicazioni della Commedia secondo cui la sete naturale si può sanare soltanto in realtà in modo soprannaturale. Cioè, purtroppo, da questo punto di vista, contrariamente a quello che io ho scritto in altre circostanze, mi sembra in effetti che la Commedia risolva definitivamente le tensioni lasciate irrisolte nel convivio, quindi di una possibile tensione tra il desiderio naturale e la limitazione di questo desiderio, e si allinea invece all'idea che il desiderio naturale si compie solo soprannaturalmente. Quindi non so se in questa prospettiva, in questa scelta, potesse davvero avere un senso per Dante scegliere Sigeri come campione dell'autonomia della filosofia. È vero invece che Sigeri è in paradiso perché è un filosofo, ma un filosofo cristiano, esattamente come Boezio. Ecco, quello che lo accomuna a Boezio non è tanto il martirio, l'esilio, probabilmente, come si è spesso invece ipotizzato, è piuttosto l'idea che a coppie Boezio e Sigeri sono due filosofi entrambi cristiani, quindi non sono nel nobile castello semplicemente perché sono cristiani. Ecco. Non so se in che misura ho risposto alle sue domande, però. Grazie. Grazie Pasquale, è molto tardi, solo un minuto se posso io fare un'osservazione che è molto in linea con quello che tu hai detto adesso, cioè c'è comunque un parallelismo Boezio-Sigeri. Sigeri sicuramente, dal mio punto di vista perlomeno, è in Paradiso
in quanto filosofo identificato come tale, e lo spazio enorme che ha, appunto, ha un parallelo in quel canto solo con quello che viene dato a Boezio. Sono le uniche due figure di cui si ricorda la morte. Nel caso di Boezio, però, la morte violenta è chiaramente evocata, il che va molto in linea con la tua interpretazione relativa invece a una morte di Sigiri di cui si parla, ma che non è necessariamente violenta. Sono anche molto d'accordo sull'ipotesi che, come dire, tutta questa vicenda vada letta nel contesto, diciamo, del clima che porta poi alla canonizzazione di Tommaso. E in effetti, diciamo, forse bisogna sdrammatizzare il ruolo di Sigeri e sottolineare un po' di più la presenza assolutamente straordinaria di Tommaso, che a quella data non è affatto scontata. La mia unica osservazione è che cosa Dante potesse sapere di Sigeri è difficile dirlo, che c'erano molte leggende e che molti romanzi sono stati poi scritti dalla storiografia dell'8-900 su Sigeri e la sua presenza in paradiso. Però a me sembra che non si debba poi come dire, sminuire il ruolo di Sigeri e la sua presenza nella cultura italiana del tempo, perché comunque se è in paradiso è anche perché evidentemente sia vera o meno la leggenda nera, sia di Dante il fiore o quant'altro, però Sigeri è riconosciuto in quegli anni come un maestro significativo, le sue opere sono a Bologna già negli anni 80 del XIII secolo, circolano nel nord Italia, gente che è abbastanza vicina a Dante nell'ambiente, diciamo, padano, per usare questa espressione, conosce i testi di Sigeri, li cita, viene chiamato Sigeri il Grande e ha sicuramente in Italia una presenza precoce, ma che poi dura, sappiamo, fino al Rinascimento. Quindi, insomma, non bisogna, secondo me, dare letture a volte troppo unilaterali ed enfatiche, ma in qualche modo che rappresenti, come dire, la filosofia nella sua autonomia, sia pur riconciliata con diciamo, una prospettiva teologica, a me sembra abbastanza plausibile. Cioè, se dovessi sbilanciarmi, io propenderei per qualche cosa che è un po' una sintesi fra quella che tu hai indicato con l'interpretazione 3 e con l'interpretazione 4. L'idea di questa concordia a me sembra evidente. Io ho richiamato l'attenzione su quello che accade subito dopo, cioè su questa, diciamo, armonia fra i beati rappresentata con immagini molto precise da Dante. Quindi che ci sia l'idea di una consonanza dei veri mi sembra abbastanza evidente, ma io insisterei un po' sulla dimensione propriamente filosofica, ecco, della verità presentata da Sigeri e riconosciuta come tale perché siamo in paradiso, quindi siamo Tommaso che parla di Sigeri e che parla di Sigeri in quel contesto. Ecco, questa era la mia unica osservazione. Ti ringrazio, mi trova molto d'accordo. L'unica cosa su cui reinsisterei da parte mia è il fatto, va benissimo, ci sono magari dei veri filosofici, però a questo punto bisognerebbe trovarli. E questo è quello che sto cercando di dire, cioè bisognerebbe poi capire, sì, ma quali sono queste verità filosofiche che Sigeri ha sostenuto e che in qualche modo avrebbero potuto essere conosciute anche da Dante e su cui Dante è d'accordo. Perché se parliamo, insomma, dei commenti al De Anima, allora sappiamo che Dante rifiuta il monopsichismo. Se parliamo di uno scritto come le necessità e contingenza causarum, è talmente troppo tecnico e secondo me anche mal interpretato perfino oggi, che Dante stesso avrebbe avuto qualche difficoltà. Quindi davvero o è l'intellettualismo etico e allora tornerebbe in gioco anche Goffredo come possibile mediazione, oppure quello che tentavo di proporre oggi
è l'angelologia, cioè l'angelologia filosofica di Sigeri è ritenuta da Dante più convincente, più corretta, perché altrimenti quali sarebbero questi veri che Dante ha che Sigeri, scusate, ha sostenuto e che sono tali da poter essere rivendicati autonomamente o no, ma è come legittima all'interno anche della tradizione cristiana. Non sono perfettamente d'accordo con te, ed è verissimo quello che tu dici, è una tesi che c'è in Sigeri, ma che non è certo esclusiva di Sigeri, per cui perché identificarla? Beh, però appunto ecco, la dimensione del personaggio, cioè è possibile che ci siano varie persone che difendono una certa posizione teorica, però ce n'è una che in qualche modo ha una, per vari motivi, una figura, una, come dire, un ruolo, una immagine più consistente degli altri. E sul fatto che Sigeri, in parte a quanto pare anche Boezio di Dacia, però non allo stesso modo, avessero un certo tipo di reputazione non solo nell'ambiente parigino, ma forse anche in Italia, questo diciamo, potrebbe essere un elemento. Però è vero che di dottrine specifiche è difficile identificarle, che siano condivise da Dante. Questo è effettivamente il problema. Poi nulla esclude che il quidam magnus, appunto, di cui parlano alcune fonti che normalmente vengono attribuite, tipo Egidio Romano, che Dante potrebbe aver conosciuto, non si riferisca in realtà a Sigeri. Io penso di sì, però devo citare la tesi di Concetta Luna, secondo cui il quidam magnus è tutt'altro. Quindi, e quindi, però questo è veramente frustrante per gli storici, perché allora il più grande averroista parigino è un nome per noi del tutto sconosciuto, sarebbe un nome del tutto sconosciuto, e questo sarebbe veramente frustrante, perché avremmo scritto fiumi d'inchiostro su un personaggio che non conosciamo. Ma non se possibile è anche divertente, però diciamo la reputazione di Sigeri, per esempio, in Antonio da Parma è già testimoniata. Qui stiamo parlando, diciamo, di autori che sono contemporanei di Dante, quindi certo. la grandezza, indipendentemente dalla tesi, diciamo, relativa all'unità dell'intelletto, la grandezza di Sigeri è conosciuta, perché poi bisogna sempre essere, diciamo, tenere presente che ci sono una quantità di testi che noi non conosciamo. Quindi Sigeri può essere noto a Dante, ed esaltato da Dante, e citato in quei termini da Dante anche per altri motivi, per testi che noi non possediamo. Ecco, quindi. Assolutamente vero, sì. Che però alla fine nella storia qualcosa dovrebbe essere filtrato, ecco. Solo questa è l'unica cosa a cui possiamo appellarci, diciamo. Però, sì. Ma Certamente. aggiungo solo un'ultima cosa, è divertente vedere come negli anni, in questi stessi anni, c'è il forte sospetto sull'averroismo di Tommaso. Quindi è singolare, e siamo veramente intorno al momento della canonizzazione, appunto, degli scritti di Giovanni di Napoli e altro. E sì, questa è un'altra delle cose divertenti, perché per noi è chiaro che nei primi 2 decenni del XIV secolo gli averroisti sarebbero altri, quelli presenti, la Giordana, e invece c'è chi sospettava che averroista fosse appunto Tommaso. Ma questo, ripeto, le tesi di Chaussat sono, secondo me, veramente una distruzione ante litteram del tomismo novecentesco, come volutamente provocatorio. Grazie. Se non ci sono altre domande o osservazioni, vista anche l'ora e non volendo abusare del tempo di Pasquale, io ringrazierei lui e ringrazierei tutti voi. Non ti vediamo più, Pasquale, mi piacerebbe salutarti. Non vedete? No, avevamo perso il video, almeno io avevo perso il video, sono solo io. No, non ti sei perso un grande spettacolo, ma insomma. Comunque, grazie davvero, è stata una lezione interessantissima, chiarissima, che ha toccato tantissimi punti e che ha suscitato molto interesse, come si è visto dal dibattito. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti e per quanto riguarda i nostri seminari, il calendario lo sapete, quindi ci rivedremo abbastanza presto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Pasquale, grazie ancora. Sono abusato io del vostro tempo. Ciao, Arrivederci. grazie. Ciao a tutti. Ciao.